Salve ragazzi, benvenuti nel nuovo video di come ricreo i brani famosi. In questo video ho ricreato il nuovo brano di Rose Villain, featuring Ghe Pequeño, Come un tuono. Ho scelto questo brano perché tra le nuove uscite era il più interessante e il più sfizioso da ricreare. Perché in primis per me ricreare questi brani è una sorta di palestra e voglio mettermi sempre alla prova. E la sfida per me in questo brano era di ricreare una baciata al computer. Che a me poi questi ritmi latini neanche mi piacciono, ma non ne faccio una questione di gusti. Comunque devo dire che il connubio tra pop, musica elettronica, rap e baciata non è poi così male. Come sempre, Rose Villain non fa mai cose banali. Ok, adesso andiamo sul progetto. Allora, partiamo sempre dallo strumento principale, che in questo caso sono un must della musica elettronica, i vocal chops. Sono partito da questo sample. Meet me in the moonlight. Meet me in the moonlight. L'ho inserito nel sampler, ho scelto la parte che più mi interessava e l'ho suonata, ricreando questo. E poi ho lavorato un po' aggiungendo saturazione, distorsione, ho abbassato qualche frequenza che mi dava fastidio, ho aggiunto riverbero e un po' di delay. A seguire nel brano io ho sentito un secondo vocal chops, una voce più maschile, più distorta, non è tanto chiara, quindi sono andato un po' a sensazione. Sono partito da questo sample, ho scelto sempre la parte che mi interessava, l'ho suonata in modo che si intersecasse con l'altro vocal chops. Ho aggiunto un saturatore, un equalizzatore e un riverbero, ottenendo questo. Ed insieme vocal chops suonano così. Chiaramente questi due confluiscono in un gruppo dove vengono lavorati ulteriormente. In questo caso ho aggiunto un preamplificatore e un enhancer. Io nei miei video parlo prevalentemente di produzione musicale. Se volete che io approfondisca anche la parte di mixing e di mastering, fatemelo sapere nei commenti. Passiamo adesso a un altro strumento melodico del brano, la chitarra. Allora, qui abbiamo una chitarra acustica. Io sono chitarrista, ma non ho una chitarra acustica, perciò ho utilizzato un plugin. In questo caso una libreria di Kontakt chiamata Strummed Acoustic 2, che tra tutti i plugin che ho provato è quello che suona un po' più realistico. Questo plugin ha diversi pattern suonati. Bisogna solamente inserire le note e lui suonerà i pattern in base alle note che abbiamo inserito. Allora, questa è la chitarra acustica che ho creato. L'unico problema qui è che i pattern non possono essere interrotti, quindi ho fatto un resampling dell'ultimo accordo e l'ho tagliato e editato in maniera che avessi lo stop finale, che è questo qui che vi faccio sentire. Allora, in questa canzone la chitarra acustica non è solamente strimpellata, ma in realtà è anche arpeggiata. Adesso non so se la chitarra è stata realmente suonata o è stato utilizzato qualche altro plugin. Io non avevo nulla di simile. Quindi la parte arpeggiata in realtà l'ho ricreato con la chitarra elettrica, utilizzando Amplitube 5, amplificatore, un Fender, e ho utilizzato un pedale che simula una chitarra acustica, ma in realtà non simula un bel niente. E la chitarra suona così. Come potete vedere l'ho editata molto, ho utilizzato un equalizzatore, un transient designer, pedali più attacco, un compressore analogico, un riverbero, e un clag guitar stereo, un Chris Lordage. Allora ragazzi, questo plugin in realtà è molto figo per le chitarre, ma anche per le voci in realtà. Lo utilizzo prevalentemente per questi due strumenti, non tanto per il resto, perché c'è anche per basso e per batteria. E devo dire che crea cose interessanti, suoni interessanti, quindi specie sulle chitarre lo utilizzo spesso. Prevalentemente agisco sul tono, però è possibile aggiungere riverbero, delay e anche un'apertura stereo maggiore. E poi abbiamo un soot per ripulire un po' di frequenze. Le chitarre insieme suonano così. Adesso passiamo alle parti più interessanti del brano. Batteria e basso. Partiamo con la batteria. Abbiamo una cassa dritta, cassa che ha poca punta. Io generalmente divido il kick in due parti, la parte delle basse frequenze e la parte delle alte frequenze. In questo caso il sample utilizzato era perfetto così, quindi a posto. A seguire abbiamo tante percussioni, prevalentemente congas e bonghi. Per la prima traccia di percussioni ho utilizzato
Per Casio Core Kit, un kit di batteria interna da Ableton, e ho creato questo pattern. A seguire ho utilizzato una libreria di Kontakt, Session Percussionist, libreria che ho già utilizzato nel video su Mahmood. Qui ho fatto suonare congas and clap. Vediamo il pattern di congas. E questo invece è il pattern di claps. Come ho già detto nel video scorso, in questo plugin i pattern vanno scritti all'interno del plugin e non sulla DAW. Sentiamo il pattern completo insieme. Ok, adesso abbiamo altri bonghi e altri congas. Questo l'ho creato io utilizzando i sample della mia libreria. Questi sono prevalentemente riempitivi e fanno alcuni giochetti. Adesso sentiamo tutte le percussioni insieme. Bene, passiamo agli Yetz. Gli Yetz qui hanno un ruolo fondamentale in quanto sono molto udibili e giocano molto con il pannaggio sinistro e destro. Abbiamo degli Yetz un po' più chiusi sulla sinistra e degli Yetz un po' più aperti. Attenzione, non open Yetz, ma aperti nel senso che il suono è più aperto. E suonano così. Ok, abbiamo terminato la batteria, ascoltiamo tutto insieme. Adesso passiamo all'ultimo strumento, ultimo ma non meno importante, il basso. Ho utilizzato un basso elettrico dalla libreria di Kontakt Icon Bass, preset Funky Thumb, suono open. È un basso che ha poca punta, è molto morbido, molto grosso e per dargli più punta ho utilizzato un secondo basso con Nexus, a cui ho tagliato praticamente tutto, ho lasciato solamente la parte delle alte, che ho distorto e compresso. Il suono di questo secondo basso è molto subdolo, quasi inudibile, ma aiuta la parte delle alte, dà più punta e più transiente al basso nella parte delle alte. E il basso suona così. Basso che ho anche compresso e saturato. Nel gruppo ho utilizzato un altro compressore per incollare i due bassi insieme, un equalizzatore per togliere le frequenze che mi davano fastidio, un bass lane, questo ve lo consiglio. Io questo lo utilizzo sempre sul gruppo dei bassi perché aumenta la stereofonia del basso, aumenta le armoniche sopra il side e rende il basso più pieno e più ampio. E poi un LFO tool che serve da sidechain con il kick. Adesso ascoltiamo basso e batteria insieme e potete notare come adesso la batteria prende tutto un altro aspetto. Possiamo dire che senza il basso questo brano non era una baciata, col basso diventa una baciata. Ok ragazzi, in teoria abbiamo terminato. In questo brano in realtà la parte di mixing è stata abbastanza semplice, non ho dovuto fare un granché. Il brano mi suonava già bene così con gli strumenti scelti, questo a ribadire che se si ha una buona produzione in realtà non serve chissà che in mixing e in mastering. Se volete vi faccio vedere la catena di mastering che è questa. Abbiamo un bass compressor per incollare le tracce, un Oxford Inflator che si comporta da Oxford Inflator. In realtà è un plugin abbastanza unico che fa tipo da exciter, enhancer, saturatore, aumenta la loudness, fa un po' tutte queste cose. In realtà ovunque lo mettete suona bene. Un compressore multiband a fase lineare che va ad attenuare un po', in questo caso solamente un po' le basse e un po' le alte. Un clipper per tagliare le punte dei transienti e arrivare meglio nel limiter. E poi un Pro L2, classico limiter, strausatissimo, per tirare sul volume. E poi abbiamo tre plugin di metering: Reference, The Mastering, The Mix, che è un ottimo plugin che serve per fare un po' A-B tra la reference track e il brano composto, in maniera da capire se ci siamo o non ci siamo a livello di volumi, frequenze e anche stereofonia.
Voxengo Span, che è un must per capire se le frequenze sono giuste, e lo Yulin per vedere a che livello di loudness siamo e per capire se ci siamo avvicinati alla loudness giusta. Adesso sentiamo il brano originale e poi sentiamo la mia base con la voce a cappella. E adesso la mia base con la voce a cappella. Ditemi cosa ne pensate, se mi sono avvicinato abbastanza. E fatemi sapere anche se volete che io ricrei qualche altra canzone, purché la canzone sia attuale e sia mainstream. Per la serie non mi consigliate brani degli anni 80, 90, brani rock, metal. Detto questo, ci vediamo al prossimo video. Ciao!